Che uovo ho fatto, dice allora la gallina alla sua compagna. E lo racconti pure, dice l'altra. Che cosa fai? Devo allontanarmi. Ma adesso non puoi. E per oggi basta. Buonanotte, signori. Hai finito? Sì, un momento solo. Vengo subito. Sì, Klein. Sì, è qui, un momento. Non lo sai che quando ho il cappotto addosso è come se fossi già uscito? Becker, quinto commissariato. Ciao, Becker. Che diavolo ti manca? C'è qui un giovanotto nel mio ufficio che è un po' nervoso. Dice che vuole parlare con qualche pezzo grosso della polizia e si è rivolto a me per sapere se conosco qualcuno di cui si possa fidare ciecamente. Io ho pensato subito a te. E che cosa vuole? Dammelo un momento. Al telefono non parlo. Il telefono è sotto controllo. Vi ripeto che al telefono non parlo. Al telefono non vuole parlare. Senta, vuole dirci almeno di che cosa si tratta? Di un sequestro di persone. Di un sequestro? Beh, non è la mia specialità. D'accordo, domandagli dove posso vederlo. Puoi venire tu? Ma noi non c'entriamo. Se non muore qualcuno, non c'entriamo. Cosa? D'accordo, digli che fra mezz'ora ci sono. Dove allora? Domandaglielo. Lo aspetto davanti al monumento, quello del museo, davanti al museo dell'esercito. Ma non venga in uniforme. Prego. Davanti al monumento del museo. Il museo dell'esercito. Ci vediamo davanti al monumento dell'esercito bavarese, esattamente fra 30 minuti. Ascolta, Becker, chiamami appena se n'è andato. Non credo che il motivo sia proprio il sequestro. A sentirlo parlare sembra un pazzo. Comunque tra poco ne sapremo di più. Ti confesso che la cosa comincia a incuriosirmi. Con lei non si riesce a fare un pasto in orario. Potevi fare l'impiegato delle poste? Sì? Allora, raccontami un po' che tipo è il nostro uomo. Sui 24, altezza 1,80. Lenti spesse agli occhi, vestito di chiaro. Va bene, grazie. Per me facciamo un viaggio a vuoto. Va bene, se facciamo un viaggio a vuoto ti invito a cena. E se fosse una trappola, tutto può essere, no? Come? Lui ha chiesto di un pezzo grosso della polizia, non ha chiesto di me personalmente. Forse è così. Non ci vedo chiaro, però. Pensa che quello sia venuto davvero. Aiuto! Andiamo, presto! Ci siamo! Chi le ha sparato? Lei sa chi è stato a spararle? Siete... polizia. Sì, siamo qui perché qualcuno ci ha dato appuntamento. È stato lei? Sì. È morto.
Esca dalla macchina. Cosa vuole da me? Se vuole il portafoglio se lo prenda. Qui non ci siamo, Harry. Ha notato nulla di strano poco fa? Non so, qualcuno che correva? Una o più persone? Intanto ci dico una cosa. Lei chi è? Siamo della polizia. Io non ho visto niente. Sì, sì. Abbassi la pistola. Non voglio essere minacciato con la pistola. Mi faccia il piacere di portare via la macchina, la prego. Un momento, prima voglio il suo nome, cognome e posizione. Mi ascolti bene. A 100 metri da qui un uomo è stato ucciso. Forse l'assassino è ancora qui intorno. Se ne vada. Nemmeno in pieno centro si può più girare tranquilli. Che ti è successo? Sei tu che perdi sangue. Mi hanno beccato stavolta. E cosa aspetti a parlare? Fammi vedere. Ah, di questo non si muore. Mani in alto, presto. Bravi, complimenti. Arrivate sempre in tempo voi. Sono l'ispettore Derrick della squadra omicidi. Questo è il sergente Klein, gli hanno sparato. Ma è il nostro capo che ci ha ordinato di venire Becker? Qui. Ce l'ha comunicato per là. Là in fondo c'è un cadavere, fate presto. Tu, vieni qua. Harry è stato colpito, portalo all'ospedale. Forza, Harry. Ma che ospedale? Senza storia, hai paura del dottore? Muoviti. Forza. Qui non c'è nessun cadavere. Pensi che io abbia le travegole? Se vi dico che c'è un morto è perché l'ho visto. Cercatelo, avanti. Era proprio qui, non capisco. È morto in questo preciso punto. Non vedi le tracce di sangue? Avanti, seguite queste tracce, fate presto, via, via. Che è successo, Derrick? Un omicidio. Però il morto non c'è. Se n'è andato a spasso. Sì, certo, lo ha detto il suo nome. Ammesso che non fosse un nome falso. Adesso non vorrei... Sobek, se non erro. Non gli ho dato importanza. Quando l'avete fatto entrare, ha detto come si chiamava? A noi nessuno. Puzzava molto di fumo e di alcol. Deve essere uscito da qualche locale che si trova da queste parti. Giusto. E deve anche trattarsi di un locale dove c'è un'orchestra che fa musica da ballo. Commissariato numero 5. Sì, prego, un momento. Derrick. Tutto negativo? Grazie, restiamo in contatto. Va bene, provvediamo. No, Harry per ora sta benone, era soltanto un colpo di striscio. Il dottore dice che non deve preoccuparsi, tornerà al lavoro prima del previsto. C'è un'altra cosa però, si mette bene a sedere, capo. Ci hanno appena denunciato un sequestro di persona. Sì, ha capito perfettamente. Hanno preso un certo Schrall, supermercati. Quando l'hanno preso? Un'ora e un quarto. L'hanno preso proprio davanti a casa sua. Si era fermato con la macchina e stava scendendo quando due persone col volto coperto l'hanno bloccato e se lo sono portato via con la sua stessa macchina. La cameriera ha visto tutto dalla finestra e non ha potuto fare altro che gridare un po'. Chi vuole? Si è visto Kramer oggi? Sì. Sì. Va bene, glielo mando subito. Vuole il nostro artista. Avanti, non mi serve un'opera d'arte. Qui ogni minuto è prezioso. Sì, sì, lo so, ho finito, ecco. Non è un lavoro da nulla questo. Sì, certo, certo. È somigliante almeno. E per farlo ci è voluto un'ora. Ma praticamente è un ritratto. Come sempre la polizia non permette, è vero, che il lavoro sia firmato. Mi dispiace, ma ogni volta tu mi ripeti sempre la stessa cosa. Se permette è una cosa che mi interessa. Io non la invito più alla mia mostra, tanto lei non ci viene. Sta tranquillo, un giorno di questi ci vengo. Sentito? Perché gliel'hai fatto fare? Per mandare una copia in ogni locale pubblico della città, dovunque si faccia della musica da ballo, oppure anche semplicemente musica di sottofondo. Cosa vuole? Cerco una persona con urgenza. Persona femmina o maschile? Conoscono quest'uomo? Come viso non mi è nuovo. Guarda un po'. Scusi, io non sono molto fisionomista, purtroppo. Questo sembra il nostro trombettista. Trombettista, bravo. Come si chiama? Sorek. Vi assicuro che Sorek è un ragazzo per bene sotto tutti gli aspetti. Ma che cosa vuole la polizia da lui? Niente di grave, vorremmo solo poterlo seppellire con il suo vero nome. Perché? Perché? Perché è morto. Ma ha lasciato qui solo da almeno 2 ore. Allora dovrò farle qualche domanda. Sto parlando con lei. Lo so, ma non vede che sto lavorando. Come si chiama? Sorek, Heinz Sorek. Suoniamo insieme, piano e cornetta.
Sorek si è rivolto al locale commissariato per parlare con un pezzo grosso della polizia. Ha detto che si trattava di un sequestro di persona. Ne sa qualcosa lei? Di un sequestro? Non ne so niente io. Non eravate amici voi due? E con ciò? Le domande le faccio io, non lei. Suoniamo sempre insieme, ogni sera, qui e altrove, da 3 anni. Però non mi ha mai detto che sarebbe andato alla polizia. Grazie. Ero sicuro che mi avrebbe seguito. Venga con me, la prego. Beve qualcosa? Con buona salute. Oh, grazie. E buonanotte. Sorek voleva parlare con noi di un sequestro di persona. E un'ora dopo un uomo veniva rapito. Mostragli la foto. Quello è un certo Schrall. E perché l'avrebbero rapito? Perché ha una catena di supermercati. Ah. È un milionario? A guardarlo non si direbbe. Già, non è strano? Ma Sorek, cosa sapeva del sequestro? Le ho già detto che non ne ho la più pallida idea. Tutto quello che dice qua dentro è protetto dal segreto d'ufficio, stia tranquillo. Non abbia paura a parlare. Chi sono i rapitori? Cosa sa della faccenda? Si decida a parlare, le conviene. Non ci sono motivi sufficienti per trattenerlo. Purtroppo. Pensa che sappia qualcosa? Certo. Che sia coinvolto? È una pura sensazione, non dimostrabile però. I rapitori si sono fatti vivi. Vogliono 8 milioni di marchi. Davvero? A me sembra una somma troppo grossa per un pianista. E per un trombettista. Venga pure, l'accompagno a casa. Ah. Ero convinto che mi volesse arrestare. Anche per questo ci vuole il suo tempo. Dove abita? Gersweg numero 7. Un momento. Questo è lo stesso indirizzo di Sorek. Che c'è di strano? Abitavamo insieme. E lei ce lo dice solo adesso. Non mi dica che io non gliel'ho chiesto perché non le conviene. Doveva dirmelo subito. Dov'è Heinz? È sempre ubriaco. Cosa? Cosa è successo? Dov'è Heinz? È uno della polizia, signor Sorek. Polizia? Polizia perché? Cosa vuole la polizia qui da noi? Dov'è mio figlio? Cosa aspetta ancora per dirglielo? Devo darle purtroppo la triste notizia della morte di suo figlio. È stato ucciso davanti al museo dell'esercito bavarese poche ore fa. È vero? Che cosa ha detto? Non capisce niente, è sempre ubriaco. Heinz è morto. È morto, capisce? Heinz è morto. E come sarebbe morto? Qualcuno gli ha sparato. Proprio davanti al museo. Lo sapete chi è stato? Non lo sappiamo. Qui c'è la polizia. Lei e Hilde Werner, un'amica di Heinz Sorek. Voleva avvertirci di un sequestro di persona ed era venuto all'appuntamento. Ma noi siamo arrivati troppo tardi. Scusi, dove si trova Heinz? Dove? Dove? Per favore, signor Sorek, è ora di dormire. Andiamo a letto. Le porto ancora un buon bicchiere. Può dirmi qualcosa della faccenda del rapimento? Di quale rapimento? È stato rapito qualcuno per caso? Dov'è stata fino a questo momento? Non vedo perché dovrei dirle questo. Comunque ero a casa mia. Ma no, ero a casa di un amico, di un altro amico. Va bene, voglio il nome e l'indirizzo. Perché li vuole? Non sono tenuta. Non ha alcun diritto di farmi tante domande.
E io non sono comunque tenuta a rispondere. Me ne vado. Non si muova. Ancora non mi ha dato l'indirizzo di quel suo amico. Weinerstrasse 65. E come si chiama la persona che ci abita? Achim Bilek. Non capisco però perché fa tante domande a una persona completamente estranea alla faccenda. Posso dare un'occhiata in quella borsetta? No, per favore, ma dove spera di nascondersi se anche riesce a fuggire? Come ha questo denaro? Affari miei, è roba mia. La signorina va in giro con 10.000 marche nella borsetta. È proibito. E come avrebbe fatto a guadagnare una somma simile? Sono affari miei, come li ho guadagnati. Ah. Sono miei e non devo rendere conto a nessuno. Ah, solo 10.000 marchi per un affare di 8 milioni. Poveri ingenui. I rapitori hanno chiesto 8 milioni. È un uomo molto ricco il sequestrato. Comunque tenga. Si riprenda pure i suoi soldi. Anzi, ho un'idea. Facciamo una visita al suo amico. Hilde? Sei tu? Hai portato quell'affare? So di non essere un ospite atteso, ma passavo da queste parti e ho pensato di farle una visita. Ah, vediamo se indovino per chi è apparecchiata questa tavola. Ecco, qui c'è il padrone di casa. Qui la signorina Hilde. Qui il signor Sorek. E al quarto posto... Lammers. È un poliziotto. Heinz è morto. Qualcuno gli ha sparato davanti a un museo. È la festa di qualcuno? Eh? Con tutta questa... Oh, e questo che cos'è? Caviale? È caviale, già. È il compleanno... È appunto il suo compleanno, ecco. Come il mio? Sì. Davvero? Che no? Stupido. No, è il compleanno. È il compleanno di Lammers. Siamo tutti musicisti. Beh, diciamo orchestrali. Gli hanno sparato. E perché? Lei non ne sa niente? No. Alzi le mani, per favore. Le ho detto mani in alto. Scommettiamo che indovino quanti sono? 10.000 marchi. No, un momento, ci manca qualcosa. Quelli che sono serviti per champagne e caviale. Per che cosa ha ricevuto questo denaro? Tu cosa hai detto? Niente. Ho detto che i miei soldi me li porto sempre appresso. Aspetto la sua risposta. Continuate pure. Mi dica, le sembra per caso una cosa tanto strana che uno abbia dei soldi in tasca? Deve sapere che il nostro complesso lavora molto. Facciamo molti dischi. Ed è normale che guadagniamo molti soldi. Vorrei sapere che cosa le dice il fatto di avermi trovato dei soldi Forse in tasca. Forse le conviene rimettere lo champagne in fresco. E in fresco? Perché? Per berlo più tardi. Prego. Lei conosce questa casa? No. In questo punto, precisamente. Allora, che è successo in questo punto? Tutto. Il signor Schrall è stato rapito qui. Mi aspetti un momento. I rapitori non si sono più fatti vivi. C'è qualcosa di nuovo da voi? Come procede l'indagine sul rapimento? Fa venire qui la cameriera. Sta preparando il caffè? Non mi interessa, falla venire qui. Bene, capo. Perché vuole la cameriera, capo? E me lo domandi? È l'unica che ha visto tutto. Ha visto due persone col volto coperto da un cappuccio. Lei, da dove ha visto quelle due persone? Potrebbero essere quelle due, per esempio? Avevano il volto completamente coperto, però...
ho avuto la netta impressione che fossero proprio due giovani. Infatti, dal loro modo di muoversi, non potevano avere un'età molto maggiore, appunto. E come quei due, erano un uomo e una donna. Altezza e aspetto? Potrebbero corrispondere a quei due. Comunque, i loro volti non ho potuto vederli. Quindi non potrei giurarlo. Nessuno gliel'ha chiesto. Speriamo che funzioni questa trappola. Pronto? Stacca il registratore, manda via i poliziotti. Tuo fratello è in pericolo di vita. Sanno tutto, ogni minimo dettaglio. Mi hanno detto di staccare il registratore, di mandare via i poliziotti. E che mio fratello è in pericolo di vita. Ho fatto male a darle retta. Se sanno tutto vuol dire che ci stanno osservando. E finché resta qua dentro non li trova davvero. Stia tranquillo, ora me ne vado. Però ci avverta subito, appena si faranno vivi di nuovo. Questo non posso prometterglielo. Nella mia situazione non ho scelta. Ma senza la sua collaborazione noi non possiamo fare nulla. Chi sarebbero quei due là fuori? I rapitori? Questo spirito è fuori posta. Allora non ha più bisogno di me? Con vero dispiacere. Grazie. Salite in macchina voi due, vi riporto a casa. Hai rintracciato la chiamata? Hanno parlato pochissimo, professionisti. Aspetta il mago delle registrazioni. Suoniamo tutti insieme, avete detto. Chiaro. Chiaro. E suonate in quel locale dove abbiamo trovato Lammers al pianoforte. Chiaro. Chiaro. Però là dentro voi due non c'eravate. Dov'era lei? E lei? Siete un complesso, se non erro. Però in quel momento c'era solo mezzo complesso in sala. Ma come devo dirglielo? Eravamo qui. Io faccio gli arrangiamenti e lei mi dà una mano. Posso vederli? Che cosa? Questi famosi arrangiamenti. Prego. Nego che ci sia qualcosa. È quasi, quasi professionale. Con che banca lavora? Non capisco. Già, è vero. Se va in giro con 10.000 marche in tasca vuol dire che non ha un conto in banca. E lei cosa fa nel complesso? Suona qualcosa? La chitarra e inoltre canto. Bilek. Sì, no, mi dispiace, ma adesso... Ma adesso non posso parlare, vero? E perché non ha parlato? Era un seccatore. Possiamo sapere come si chiama? No. Può obbligarmi a dirlo? No, 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 non ancora. Allora tornate pure al vostro caviale. Lei è pronto a pagare. Anche il denaro è pronto. Comunque non faccia nulla senza di noi. E ci tenga informati su ogni dettaglio. Mi creda pure, è meglio. Buonasera. I rapitori si sono fatti vivi, domandando semplicemente se è disposto a pagare o no. E lui ha risposto sì. E quando? Come? Si parla sempre di 8 milioni. Non ha detto né quando né come. Ma gli 8 milioni sono pronti. La gente è proprio matta. Sei sicuro? Se ha detto che il denaro è già a disposizione, sapevano bene quanto vale l'ostaggio. Chi? Quei musicisti? No, quelli no. Sono troppo piccoli. Tutto dipende dall'unità di misura che si prende per misurarli.
Che ti prende? Hai voglia di provare o no? Sì, ne ho voglia. E allora perché non parli? Non ho voglia di parlare. Ma insomma, hai voglia o non hai voglia? Non ho voglia di parlare, ho detto! Va bene, ho capito. Allora vieni a provare. Salve. Lammers è entrato ora nel locale. Sei sempre fortunato. Vacci anche tu e prendi una birra. Non perderlo d'occhio un momento. Ciao. Ehi, Lammers. Come va? Senti un po' una cosa. Non serve a niente perdere la testa. Ormai è andata così. Dimenticalo. Dimenticalo. Me lo dici proprio tu. Per me la questione è molto seria e importante. C'è la morte di mezzo. Uno se ne va e non torna mai più. Non lo rivedremo mai. Finito per sempre, chiuso. È una cosa che ancora non riesco ad ammettere. Stanotte pensavo a questo suo pezzo. Perché lo suoni? Vuoi farti male per forza? No, Lammers, per favore, toglilo. È il suo pezzo più bello. Diese Zeit Tränen ist mein Gesicht Doch du erfährst es nicht Du weißt nicht, wie das ist Wenn du nicht bei mir bist Du gehörst doch zu mir Alles liegt nur bei dir di suonarlo! No, voglio sapere chi l'ha ammazzato! Perché vuoi saperlo? Continuate a provare da soli, se potete. Io non sapevo niente. Non mi aveva detto niente. Niente, ma... Sì? Sta entrando in una casa? Dove? Quale numero? Veniamo subito, aspettaci. Brinkman! Sei sordo? Ehi, Brink! Chi sta cercando con tanta urgenza? È disteso sulla branda. Non dà un segno di vita. Come mai non mi sente? Chi è disteso sulla branda? Brinkman. Non capisco perché non mi sente. Va a chiamare Weber. Centrale? Berger, dobbiamo forzare una porta. Senti, c'è Weber lì da te. Digli di venire coi ferri a questo indirizzo. Sì, lo mando subito. Ciao. Cercatemi Weber. Harry, sei già uscito dall'ospedale? No,
Ho avuto qualche ora di permesso e sono venuto qui. E quando hai un permesso vieni a passarlo in ufficio. Comunque sto molto meglio che in ospedale. Di un po', ma non c'è nessuno. La porta è quella. Insomma, vuole decidersi a dirmi chi è questo Brinkman? La farò parlare io. Direi avvelenamento. Chiama l'ambulanza. Che gli è successo? È morto? Sì, è morto. In che modo è morto? L'hanno fatto fuori? Sì, non ci sono molti dubbi. Ora mi faccia il piacere di dirmi chi è Brinkman. Che altro aspetta a parlare? Io gliel'avevo detto. Io gliel'avevo detto. Non vi fate incantare da quel pazzo. Non è cosa per noi, non siamo i tipi adatti. Noi non riusciremo mai a farlo. Cerchi di calmarsi un po'. Ora cerchi di calmarsi. E mi racconti tutta la storia dal principio. Sì, ci proverò. Brinkman era un uomo che frequentava spesso il nostro locale. Anzi, direi che ci veniva forse ogni sera. E Bilek aveva fatto amicizia con lui. Sei stato finora? Strimpellate voi, ai grossi affari ci penso io. Dopo il lavoro ci trovammo tutti a casa di Bilek. Per ognuno di noi 10.000 marchi pronta cassa. Brinkman ci aveva offerto dei soldi per un rapimento. O meglio, per mezzo rapimento. Cosa vuol dire mezzo rapimento? Si trattava di portare via un uomo nella sua stessa macchina. Di portarlo in un certo posto. Dove, con precisione? Nel parcheggio dell'Olympia Center, dove qualcuno l'avrebbe preso in consegna. Chiamatelo pure come volete. Questo a casa mia si chiama sequestro di persona, rapimento. Una cosa che si può fare solo usando la violenza. Ma è la cosa più semplice del mondo. Ogni sera la persona in questione si ferma alla stessa ora. In una via deserta dove c'è la sua villa. Scende dalla macchina per aprire la porta del garage e qui trova noi che lo facciamo risalire in macchina 8 chilometri fino al parcheggio del luogo stabilito e da quel momento noi non c'entriamo. Sei pazzo da far paura. Io ti ho detto solo cosa dobbiamo fare se vogliamo beccarci 10.000 marchi a cranio. Chi li paga, Brinkman? Certo, me li ha fatti vedere, un bel rotolo. E perché non fa lui il lavoro? Lui fa la sua parte. Non capisco che senso ha questa storia. C'è qualcuno forse che lo vuole ammazzare? Ma che ti viene in mente? Brinkman dice che è un affare come un altro. Non gli faranno nulla. E caccia 40.000 marchi per questo. Non dire fesserie. Vorrei proprio sapere cosa c'è sotto. A me interessano solo quei 10.000 marchi. L'idea di quel denaro ci stava dando alla testa. Anche perché ci serviva un nuovo impianto di amplificazione. E così avremmo risolto alcuni grossi problemi. Ma Sorek era rimasto muto. Allora io gli chiesi di dire il suo parere. Per me è un'idea pazzesca. Lo credi proprio? Anche con questa? Aveva estratto in quel momento una pistola. E gli disse... Non abbiamo neanche bisogno di caricarla. Infatti non è carica. E ci ha fatto vedere che non c'era il caricatore. Basta puntarla. Non corriamo alcun rischio. Appena la vede l'uomo ci segue. Solo questo per 10.000 marchi. 10 carte da 1.000 marchi per ognuno di noi. Un pensiero che ci stava togliendo il lume della ragione. Ma Sorek non era d'accordo con noi. E ci disse, se voi fate questo, io vi denuncio tutti. Grazie.
No, mi faccia parlare, capo. So che dovrei stare in ospedale, ma è proprio la cosa che devo evitare. Là dentro io non guarirei mai. Hai saputo qualcosa sul sequestro? Ecco, da quando sono qui, i rapitori hanno chiamato il fratello un'ora fa per sapere se gli 8 milioni erano pronti. E lo erano? Uno sopra l'altro. E lui vuole pagare? Vuole pagare, ma senza farci sapere nulla. Sarebbe pericoloso, dice, e noi non sappiamo né quando né dove lo farà. Non è sotto sorveglianza? Ma non possiamo farlo. Per proteggerlo, sì. Dunque, caro Bilek, ci dica qualcosa del rapimento. Abbiamo accettato la proposta di Brinkman, insieme a una pistola che lui stesso aveva scaricato. E a questo punto, Hilde e io abbiamo seguito le sue istruzioni. Era veramente un gioco da ragazzi. Prego, rientri nella sua macchina. Ma non si sieda al volante. Cosa volete? Salga in macchina e zitto. Notai che nessuno ci inseguiva. Era il sequestro più silenzioso della storia. E 10 minuti dopo eravamo nel luogo convenuto. Tutto regolare? Sì, tutto regolare. Aspetta un momento qui. Lei non si muova da qui. No. Non faccia neanche una mossa. Non scappo davvero. Voi due potete andarvene. Ecco i soldi. E Schrall rimase seduto in macchina? Sì, Brinkman ci disse andatevene, ecco i soldi. La cosa è finita, ve la potete dimenticare. E noi ce ne andammo. Quindi non avete visto chi ha preso in consegna il sequestrato? No. E Brinkman? In piedi, vicino alla macchina. Aspettava? Sì. E non avete visto chi è venuto? No. Il fiume ha restituito un cadavere, un colpo d'arma da fuoco. Potrebbe essere Sorek. Sì, lo so, non può essere che quel poveretto. Saperlo. E non volevamo nemmeno che finisse in questo modo. Però vi siete precipitati a raccontare a Brinkman che Sorek voleva denunciarvi. Sì, sì, sono stato io, da solo. Ma gli ho anche detto che era soltanto una minaccia per metterci paura. Allora Brinkman ha riferito la cosa ai suoi mandanti e quelli hanno cominciato a pedinare Sorek. Voglio sapere tutto di quella sera. Il complesso era lì, c'eravate tutti. Stavate suonando? Sì. Ohne dich ist es nach ohne dich. War diese Zeit. Tränen nass mein Gesicht, doch du erfährst es nicht. Du weißt nicht, wie das ist, wenn du nicht bei mir bist. Du gehörst doch zu mir.
eh? Perché te ne vai? Vado a chiamare la polizia. Devono avvertire quell'uomo. Vieni qua, lascia perdere. È chiaro, qualcuno l'ha visto uscire dalla sala e l'ha seguito. Sì, questo può essere. Anzi, è la cosa più probabile. Non vedo altra possibilità. Però io non ho notato nessuno. Sì, nessuno in particolare. Possono andare. Non sono loro gli assassini, quindi dobbiamo lasciarli in libertà. La cosa deve apparire così. A loro carico non ci sono prove concrete, quindi non possiamo trattenerli. A quale scopo? Immagino che qualcuno li sorvegli, quindi dobbiamo lasciare che riformino il complesso, no? I colpevoli conoscono il locale. Ohne dich ist es Nacht, ohne dich hab an dich nur gedacht, nur an dich. Unsere Liebe. Diese Zeit Tränen ist mein Gesicht, doch du erfährst es nicht. Du weißt nicht, wie das ist, wenn du nicht bei mir bist. Du gehörst doch zu mir, alles liegt nur bei. Hai notato qualcosa? No. Eppure hai guardato sempre il pubblico. Anche tu? Infatti, ma non è servito. E quello spera davvero di trovarli qua dentro, gli assassini? Dov'è adesso? Scusi tanto. Dica, prego. La vostra musica mi piace molto. Sarebbe possibile prendere tutto il complesso una sera, privatamente, per una festa familiare? Sì, perché no? Certo. Crede che la cosa si potrebbe organizzare per uno dei prossimi giorni? Sì, va bene, purché sia di giorno, però. La sera abbiamo questo impegno, dobbiamo suonare qui.
E quando vorrebbe farlo? Glielo farò sapere al più presto. Sono proprio affascinato dalla vostra musica. Bravi e grazie. Che cosa voleva quello? Deve essere uno straniero, ci vuole per una festa privata. Ma guarda che occasione. Una festa familiare. Quando? Nei prossimi giorni, ha detto. C'è qualcosa, capo? No, niente. Quell'uomo forse voleva fare una prova. Infatti, se lei avesse temuto di compromettersi, gli avrebbe detto di no. Ah. Secondo lei è uno che cercava di vedere come avrei reagito? Ne sono più che convinto. Già. E infatti non mi ha nemmeno chiesto quanto vogliamo. Ecco, vede? Quello parlava con qualcuno. Arrivi un po' tardi. Era seduto accanto a noi. Stanno pagando, che facciamo? Se hai preso qualcosa, paga anche tu. La nostra macchina è troppo lontano. Non mi importa di seguirlo. Ha preso un radiotaxi, licenza numero 1046. C'è una chiamata urgente della polizia. Chiami subito il taxi numero 1046. 1046. 1046. Resti sempre in contatto con la centrale. Si trattano bene i signori, eh? Mm-hmm. Quanti stranieri avete in albergo? Quanti stranieri abbiamo? Stranieri, sì. Vuole saperlo subito? Se è possibile. Stanno mangiando. 611? Esatto. Buon appetito, signore. Grazie. Grazie. Mangia, mangia, mangia. Com'è? Ah, è roba buona, si mangia bene. Mm. 611. 611. Alberto Franconi. È arrivato da poco. Si ferma una notte. Un momento. L'ho capito bene. Va bene, lo passo subito all'archivio centrale. Un'altra cosa. Mi servono due individui per un pedinamento. Sì, aspetto qui. Niente di nuovo da Schral. Ha detto che ci informerà, ma non sono certo che lo faccia davvero. Momento, come si chiama? Banderos, B come Berlino. Mi informo dal cervello elettronico. Ah, un momento. Contro Alberto Franconi c'è un mandato di cattura da Roma. Che altro vuole sapere, capo? In questo momento non saprei. Quanto tempo? Starò qui tutta la notte e voglio essere informato di qualunque mossa dei rapitori. Bene. L'Interpol cerca Franconi. Ha detto che vuole essere svegliato alle 6. Schral. No, non c'è la polizia qui. No, il telefono non è più sotto controllo. Ho fatto tutto quello che mi avete detto. Sì, ora mi dica pure il numero. 1407. Ah. Derrick. Buongiorno, capo. Ha dormito bene? Sto facendo... Cercato in Italia per vari sequestri di... Assolutamente insospettabile. Lui si occupa soltanto di tenere l'ostaggio al sicuro e di ritirare il malloppo. Scusi un momento, capo. Il fratello del rapito è uscito da poco. Porta una valigia di media misura. Schral è uscito per andare a pagare. Ha il denaro in una valigia. Aspetta un momento. C'è
Ci sono anche loro. Sarebbe troppo semplice, in una di queste cassette. A questo punto non ci resta che aspettare. Qualcuno verrà a ritirarla. Le cassette sono sotto la più stretta sorveglianza. Sì, mando dei rinforzi. La stazione si può anche bloccare. Sembra che ormai siano nella rete. Dov'è Derrick adesso? Ha detto che partiva per una gita. Ha una gran passione per la Baviera. Ce lo ha comunicato poco fa. A quanto pare ci siamo. Cosa può esserci qui? Sembra un albergo oppure una fattoria importante. Andiamo a vedere di persona. No, quando non conosco bene il posto preferisco usare prudenza. Potrebbe anche essere la prigione dell'ostaggio. I soldi non sono ancora arrivati, quindi ci conviene aspettare. Davvero? Dov'è il denaro? La valigia l'ha portata il fratello? È già mezzogiorno. E non l'ha presa ancora nessuno. Che altro vogliamo aspettare? Niente, andiamo. Non pensano nemmeno a chiudere la porta. Bravo! Hai fatto un bel lavoro, bravissimo. E anche tu sei stato bravo, complimenti. Veramente siamo stati tutti molto bravi. Va a vedere chi è. Sbrigati. Anche tu sei stato bravo. Prego. Dov'è Shral? Dove hai messo Shral? Tanto dovrai dirmelo, prima o poi. Cercatelo voi. Dov'è Shral? In una baracca galleggiante. Dove? Nel piccolo porticciolo, davanti al bosco. Apri.
Polizia, tutto bene, signor Serali? Sì. Venga. E cosa c'è qua dietro? Oltre il muro ci sono alcuni negozi. Aspetta un momento. Restituiamo il misero corpo alla terra. La pace eterna dona a lui, o Salvatore, e la luce perpetua illumini sempre la sua anima. Grazie infinite per averci concesso di venire. Niente. Ta-da-da-da-da.